Buongiorno, buon giovedì 23 di maggio, bentrovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, poi ci sposteremo anche sui titoli nazionali e su quelli sportivi. Dunque, partiamo dal centro, edizione di Pescara, il titolo di apertura. Mercato chiuso, l'ira dei negozianti, così andiamo in rovina, dicono proprio i negozianti. Il comune risponde: vendete in strada. I richiami dal nazionale nel taglio alto, governo, tensione prima del voto, scontro finale Salvini-Di Maio, Conte chiede aiuto a Mattarella. Poi shock a Milano, bimbo di 2 anni ucciso a botte, il padre confessa, piangeva. Andiamo a vedere poi le altre notizie, partendo dalla fotografia che ci porta in Serie B, gli spareggi promozione, Pescara, la finale è più vicina, Verona finisce 0-0, domenica basterà non perdere in casa, poi tra un po' andremo a vedere anche il servizio della partita. All'interno del giornale Ristoranti sul mare, Trabocchi, respinto il primo ricorso al TAR, gli ampliamenti di superficie non giustificati sono abusi edilizi. Così il TAR di Pescara ha dato lo stop al primo ricorso sui trabocchi della Costa Teatina finiti sotto inchiesta. La decisione dei giudici amministrativi arriva alla vigilia della commissione regionale che proprio oggi getterà le basi alla nuova legge Salva Trabocchi. Poi ancora. A partire da giugno in Abruzzo oltre 40.000 pensioni subiranno dei tagli. Dal 1 giugno circa dunque 40.000 abruzzesi si troveranno in busta paga una pensione inferiore a quella attesa. Le pensioni interessate sono quelle sopra i 1.522 euro lordi al mese, 3 volte sopra il minimo, che in Abruzzo sono in numero relativamente basso. Nello spazio delle cronache, l'inchiesta su quanto accaduto a Villa Serena, morti nel rogo, la CGIL dice si fumava in quel reparto, mentre la procura rinvia le autopsie, presumibilmente in attesa della redazione degli specialisti dei vigili del fuoco, il segretario provinciale della CGIL Funzione Pubblica attacca più volte, abbiamo segnalato all'azienda che lì dentro si fumava. E poi funerali a Spoltore, lutto alla Fater, dipendente muore a 43 anni, ha sofferto per quasi un anno e ieri il suo cuore ha cessato di battere. Raffaele Trulli, 43 anni di Spoltore, impiegato alla Fater, lascia la moglie Denise Corvino e tantissimi amici, colleghi e conoscenti. Poi Montesilvano, ladri svuotano la gioielleria di Portallegro, è l'altra notizia di cronaca. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, attenti agli ingorghi anche sull'Everest, questo è il titolo della riflessione odierna. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere l'edizione teatina del quotidiano d'Abruzzo. In apertura, donna morta, 22 medici indagati. Chieti, inchiesta sul decesso in ospedale, una perizia per risolvere il giallo. Taglio alto, il medesimo della pagina precedente, quindi non ci torneremo. Andiamo invece a centropagina, l'opera nel centro di Chieti, Tunnel Infinito, sarà completato tra 4 mesi. Giornata di test ieri per gli ascensori del tunnel fra il terminal di Via Gran Sasso e Largo Barbella, siamo proprio nel cuore del centro storico di Chieti. Continuano i lavori per completare l'opera infinita, cominciati nel 2009 e poi bloccati, dovrebbero concludersi nel giro di 4 mesi. Nelle cronache, motorizzazione, sparò al direttore, inflitti 13 anni. Il 39enne Doriano Mancinelli di Silvi è stato condannato a 13 anni di carcere per aver sparato a Nino Mario Presutti, direttore della motorizzazione civile di Chieti. L'agguato avvenuto 3 anni fa resta senza un movente. A Lanciano, un nuovo gestore riapre la piscina, ma a settembre. Il nuovo gestore delle gemelle, Walter Serpellini, al termine dell'incontro avuto con il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha annunciato la riapertura della piscina appunto per settembre. Ci spostiamo a Vasto, Tribunale, da giugno arriveranno altri dipendenti e poi parcheggi in centro, il via tra i disagi, sempre a Chieti, la sosta si torna a pagare in 3 aree e mancano monete per il resto, gli utenti fanno la coda. Andiamo a vedere anche l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. In apertura, condannato a 13 anni per l'agguato, Silvi sparò al direttore della motorizzazione, il movente resta ignoto.
E questo è il titolo che apre il giornale, che abbiamo già visto nella pagina precedente. E poi a centropagina nella fotonotizia: tiroide, oltre la metà degli abruzzesi è a rischio, i dati della endocrinologia di Atri. Poi nelle cronache: Corsi, preside della facoltà di scienze della comunicazione, a 43 anni appena compiute, il più giovane preside nella storia dell'Università di Teramo e fra i più giovani in Italia. Cristian Corsi è stato eletto preside di scienze della comunicazione, succede a Stefano Traini. Discarica di Atri, il PM conferma le accuse a 10 indagati, la procura dunque chiude l'inchiesta sulla discarica di Atri, l'avviso di conclusione delle indagini firmato dal PM Davide Rosati arriva dopo il dissequestro dell'impianto. Andiamo a vedere ancora cronaca, muore a 46 anni, lascia un bambino, Giulianova dice addio all'avvocato Silvia D'Accoso, il Belvedere uno striscione dei tifosi, e poi Alba Adriatica via libera al ripascimento della spiaggia. Resta da vedere l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro, eccola qui, il titolo di apertura: Accord, sequestrati 5 milioni, L'Aquila, il PM, fondi ottenuti grazie a false credenziali, sono tre gli indagati in questa inchiesta della magistratura. Nella fotografia ha sfiorato lo scontro tra gli antifascisti e l'estrema destra, L'Aquila sit-in per contestare l'iniziativa di Casa Pound. Andiamo nella didascalia, oltre 100 persone hanno partecipato ieri pomeriggio al presidio indetto dalla coalizione di associazioni, partiti, sindacati e comitati riunita sotto la sigla L'Aquila antifascista per protestare contro un evento organizzato da Casa Pound nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, del comune, la presentazione del libro dell'editore Altaforte, lo stesso ricorderete delle polemiche al Salone del Libro di Torino. Nello spazio delle cronache, a Vezzano partono i lavori della nuova piazza mercato, e poi sul Mona, incidente al parco, bambina ferita, i genitori citano il comune, e ancora campionati all'Aquila, test antidoping a sorpresa agli universitari, e poi nel taglio centrale litiga e vola dal dirupo con il furgone, Carsoli, un 17enne, dopo una discussione in famiglia va via con il mezzo del padre. Cambiamo testata, ci spostiamo sulla prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. In apertura a Gran Sasso l'allarme già nel 2016. I vertici di Strada dei Parchi rivelarono in Senato tunnel gravemente degradati. La società, nessun pericolo sulle autostrade, in atto una campagna denigratoria. Queste ancora una volta le polemiche sul Gran Sasso e sulla sicurezza dell'acquifero. Poi l'annuncio, la sede MIBACT dell'Aquila sarà definitiva, così è stato deciso per la soprintendenza nel capoluogo di regione. Andiamo a vedere le altre notizie di spalla: più sicurezza sul lavoro, nuove norme della regione, proposta di legge presentata dal vicepresidente del Consiglio Pettinari. Poi ancora Accor Phoenix, sequestrati 5 milioni, abbiamo già visto poco fa, l'azienda non avrebbe avuto il know-how per accedere ai finanziamenti post-sisma. Vivo per miracolo, 17enne precipita con un furgone, notizia che arriva da Carsoli. E poi a centropagina la Serie B con il Pescara, nella semifinale di andata al Bentegodi, il Pescara resiste a Verona e finisce 0-0. Nel taglio basso si torna a parlare di Rigopiano, non ci fu depistaggio, si è detto convinto di avere compiuto fino in fondo il proprio dovere, ha ribadito di non avere mai avuto alcuna intenzione di depistare le indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano. Ieri mattina al quinto piano del Palazzo di Giustizia di Pescara è stato il giorno del dirigente della prefettura Giancarlo Verzella, uno dei sette indagati nell'inchiesta bis per depistaggio e frode processuale, un'inchiesta che conta indagati eccellenti come l'ex prefetto Provolo. Andiamo poi nel taglio alto per le altre notizie: parco, orso marsicano, avvistati 12 cuccioli, specie in ripresa, Chieti, infarto durante la dialisi, sotto inchiesta 22 medici, e per il rogo di Villa Serena acquisiti i registri del personale, carabinieri a caccia di documenti per ricostruire le presenze in corsia, probabilmente nella giornata di oggi le autopsie sui corpi delle vittime.
Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura: LNGS rinuncia alle sostanze tossiche. I laboratori del Gran Sasso hanno annunciato la chiusura di due esperimenti LVD con acquaraggio e Borexino col trimetilbenzene. Nel taglio alto, Roseto degli Abruzzi, migrante preso a pugni alla stazione di servizio, la rubrica di economia, ecco perché i pensionati fuggono all'estero. Ancora di spalla all'Unite, Cristian Corsi è preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione a Teramo, e coisole per i rifiuti anche in centro. A Giulianova i candidati si sfidano sulla mobilità sostenibile e a Martinsicuro tariffe più alte per le strisce blu. Poi a centropagina la cultura, al Museo della Musica disegni e oggetti dell'artista Ivan in mostra. Chiaramente, come vedete anche dalla foto, si parla di Ivan Graziani. E poi nel taglio basso, Ponte sul Vomano, chiesto conto anche a Cellino e Castellalto, e per la ricostruzione, appalto agli sfollati negli alberghi, scusate, appello agli sfollati negli alberghi per la protesta in piazza del 1° di giugno. Lasciamo i titoli regionali, adesso ci spostiamo sul nazionale, andiamo a vedere insieme le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura: sicurezza solo dopo il voto, rinviato il decreto, Mattarella in campo, incontra Conte e anche Salvini. Il Premier dal Quirinale: nessuna censura preventiva, Giorgetti, così non si può andare avanti, parole pronunciate davanti alla stampa estera da parte del numero 2 della Lega. Andiamo a vedere poi in retroscena il sottosegretario leghista e le tensioni. Presto verrà la grandine, il colloquio di Marco Cremonesi con Giorgetti, e poi ancora l'addio di Nogarin e la rincorsa del PD a Livorno, il Movimento 5 Stelle in bilico. Poi Confindustria, la politica, quelle spine nell'agenda delle imprese, e appunto l'articolo che riguarda il rapporto tra governo e industria. E poi l'editoriale di Federico Fubini, terra di conquista, la corsa a prendersi l'Europa, e ancora Merkel, il futuro, i popolari e una crisi senza rete, l'articolo di Paolo Valentino che riflette sulle elezioni europee e su quanto sta accadendo in Germania. Andiamo a vedere poi a centropagina la cronaca: l'uomo fugge, poi l'arresto, botte per 7 giorni, ucciso a 2 anni dalla furia di papà. E questa la terribile notizia di cronaca. E ancora Michele Bravi era al volante la sera in cui morì una donna, l'incidente, poi il buio. Ho vissuto mesi in silenzio, questo racconta il cantante che ha vinto X Factor nel 2013. Andiamo a vedere la Repubblica, c'è un gioco di parole in apertura: i respingimenti di Mattarella. Il Presidente della Repubblica stoppa il decreto sicurezza dopo l'incontro con Conte e Salvini, il provvedimento rinviato a dopo le elezioni. Giorgetti: se le cose non cambiano mi dimetto. E poi intervista Hollande: dalle urne può uscire un'Europa bloccata. L'editoriale firmato da Ezio Mauro: il rischio della post-democrazia. E questa la riflessione di oggi su Repubblica. L'inchiesta: identikit di chi vota Lega, al nord della fiducia è a tempo, i vecchi fedelissimi vogliono l'autonomia, i nuovi fan del capitano sono al sud e aumentano le donne. Andiamo avanti e ci spostiamo sulla stampa. Il titolo principale: la scelta di Confindustria, noi garantiti da Mattarella. Standing ovation per il Presidente della Repubblica, gelo con il governo, Conte e Salvini salgono al Colle, rinviati i decreti famiglia e sicurezza bis. All'assemblea annuale il Presidente di Confindustria boccia, parla di un'Italia senza slancio. Vento sovranista, la mistica del popolo giusto, è l'articolo di Sofia Ventura. E poi dai Renzi ai gialloverdi, i veri danni provocati dagli 80 euro, è l'articolo di Alberto Mingardi. Nel taglio alto invece andiamo in Venezuela, reportage: soldati di Maduro fanno strage di civili al confine.
Venezuela, che è sempre più avvitato in una guerra civile davvero sanguinosa. Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura questa volta è con una infografica: dinosauri riciclati e Volta Gabbana, sconsigli per il voto europeo. I 34 candidati più impresentabili per ragioni politiche, chi trasloca da un partito all'altro, chi è incollato alla poltrona da 20 anni. E qui vedete i nomi fatti proprio con questa inchiesta in due puntate da parte del Fatto Quotidiano. Poi nel taglio alto, procure spiate, guerra di dossier che arriva fino ai servizi segreti, Exodus, il software delle intercettazioni ideato da un black team di hacker. Lasciamo il Fatto Quotidiano, ci spostiamo sul Sole 24 Ore. Assemblea di Confindustria in primo piano, boccia, finito il tempo della tattica, serve un progetto per il paese. Questo è il richiamo del presidente degli industriali. Italia tra 20 anni, un paese migliore, ma agiamo subito, la politica raccolga la sfida, collaboriamo tutti insieme per ridurre deficit e debito senza frenare la crescita. Lunga ovazione a Mattarella, Di Maio, cambio di passo per il piano impresa 4.0. Questo è un po' quello che è accaduto per sommi capi nell'assemblea 2019 di Confindustria. C'è l'editoriale del direttore del Sole, Fabio Tamburini, speranze, dare un futuro ai neonati di oggi, insomma è lo sguardo che vuole lanciare il Sole 24 Ore, che è il quotidiano di Confindustria, sul futuro di questo paese. Andiamo a vedere poi le altre notizie, i conti dell'Italia, l'Istat taglia la stima sul PIL 2019, più 0,3%, TRIA, cresceremo di più, la strada è giusta. Dunque, ministro dell'Economia che non è d'accordo con i dati che escono in questi giorni. Per quanto riguarda le banche, Carige cerca l'accordo con i fondi, ipotesi di aumento con lo sconto, i commissari valutano la possibilità di ridurre il fabbisogno di capitale per la partecipazione, l'importo potrebbe scendere a 630 milioni. Per la pace fiscale, ultimi controlli per chiudere le liti aperte con le entrate. Lasciamo il Sole, passiamo su Avvenire, chiaramente il quotidiano cattolico, il titolo abbastanza eloquente, ci riporta la strage di Falcone, memorie incapaci, e questo è il titolo che apre il giornale. La commemorazione della strage divide, a Palermo parleranno solo i ministri, il presidente Musumeci e Fava dell'antimafia disertano, non conoscono Cosa Nostra. Nonostante l'appello all'unità di Maria Falcone, oggi l'arrivo degli studenti con la nave della legalità e il ricordo proprio della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tutta la scorta. Poi andiamo avanti, il caso Falsi, metà dei follower, la Lega spende di più, la campagna social, chi bara e chi paga. A centropagina, disabili in aula, l'inclusione si farà assieme alle famiglie, l'ultimo decreto innova l'approccio ma resta il nodo assunzioni degli insegnanti. Questo per quanto riguarda Avvenire. Andiamo sul manifesto che in maniera abbastanza inusuale apre con l'assemblea di Confindustria. Il titolo è un gioco di parole, bocciati, gioco di parole con il cognome del presidente di Confindustria. Nell'infuocata vigilia del voto europeo, con i leghisti in ritirata sul decreto sicurezza bis frenato dal Colle, all'assemblea di Confindustria Salvini e Desaparecido, in prima fila Conte e 5 Stelle, boccia, conclude il mandato fotografando un paese fermo, citando Bergoglio e le frontiere aperte. Nel taglio alto, Salvini spacca il 23 maggio, Palermo, scontro istituzionale nell'anniversario della strage di Capaci. In quella voragine una parte di Stato, scrive Stefano Musolino, in ricordo Falcone e la testa del serpente, l'articolo di Corradino Mineo. Andiamo sul Messaggero.
Il titolo di apertura, la resa del governo, decide il voto, sicurezza, decreto rinviato a dopo le elezioni, l'ira della Lega, famiglia per il 5 Stelle, solo un DDL. Giorgetti, chi vince detterà l'agenda, Mattarella Conte, garanzie sulla manovra e riceve Salvini. Questo è il sunto della politica dello stato dell'arte. In questo momento, stoccata degli industriali all'esecutivo, allarme di boccia, paese senza slancio, in bocca studio e doppio patriottismo. Poi l'articolo di Alessandro Campi, Carroccio e Chiesa, solo la politica che non risolve chiede aiuto alla religione, ancora sulle invocazioni, diciamo, ai santi di Salvini. Poi le foto, poi lo stupro, shock in discoteca, Roma Nord trema, giovane etiope violentata da tre ragazzi nel locale della Movida, i loro volti negli scatti della serata. La foto ci porta a Londra, capolinea May, Londra dilaniata dalla Brexit, oggi alle urne per Bruxelles, congiura dei conservatori, domani l'addio. Lo scenario, bomba inglese sulle europee per frenare l'effetto Farage. Andiamo sul tempo, ancora quotidiani romani, stupro nella disco della Roma Bene, 21enne denuncia una violenza di gruppo fuori dal Factory, polizia a caccia di tre ragazzi. Un mese fa il noto locale di Ponte Milvio era stato chiuso dalla questura per questioni di ordine pubblico. Lasciamo il tempo, ci spostiamo sul giornale Sanguisughe, pensione e stangata, un voto per fermarli. L'economista Cazzola lancia l'allarme, toccheranno i soldi di tutti. Intanto Lega e 5 Stelle fanno a botte, slittano i decreti sicurezza e famiglia. L'avviso di Tajani, Salvini mollali se è ancora in tempo. Insomma, questa è una polemica che è ricorrente, quella del ritorno ad un centrodestra classico per quanto riguarda la proposizione all'elettorato di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. La verità, il titolo di apertura, inchiesta clamorosa a Roma, truffa al Ministero della Salute, funzionario accusato di aver distratto quasi 1,5 milioni di fondi pubblici girandoli a se stesso. È indagato assieme a due dirigenti e due direttori generali per fregare i denari, sarebbero state falsificate persino le firme del ministro Giulia Grillo. E poi Salvini a centropagina, l'ospedale del Papa riceve in segreto il diavolo, tra virgolette, Salvini. C'è una breve lettera del ministro dell'Interno alla Verità sui voli di Stato, non voglio silenzi, con l'inchiesta che riguarda appunto i voli di Stato utilizzati da Salvini. Non mi faceva dormire, ammazza il figlio, bimbo massacrato a Milano in casa occupata, il padre è un croato di origini rom, nato a Firenze, questa la sottolineatura della verità. Poi sul Libero, 5 Stelle mortifica l'autonomia, sfottuti 20 milioni di italiani, la riforma regionalista sarebbe pronta, però la banda di Di Maio la blocca per indispettire la Lega. Un autogol, emiliani, lombardi, romagnoli e veneti presi in giro volteranno le spalle ai grillini. Il numero 2 leghista Giorgetti, stufo degli alleati, non si va avanti. Io mollo, dunque questo in retroscena riportato anche da Libero, a centropagina, sotto inchiesta il cardinale elettricista, la luce è tornata ma la bolletta non è ancora pagata, queste ancora le polemiche sulle elemosiniere del Papa. Sul Secolo d'Italia, imbroglio Di Maio, il titolo con diciamo, un Di Maio con le sembianze dell'elemosiniere del Papa, reddito di cittadinanza senza controlli, ci guadagnano Rom, clandestini e condannati. Nel primo piano del taglio basso, Meloni attacca Di Maio, Movimento 5 Stelle ai suoi disonesti, Siria, liberato un italiano, Sandrini fu sequestrato, sinistra pazza per il Duce nonostante l'isteria antifascista, l'altra notizia. Andiamo sul Mattino, il governo è appeso al voto, Conte e Salvini al Quirinale, il titolo che apre il giornale, Giorgetti, chi vince detta l'agenda, decreti sicurezza e famiglia rinviati, Mattarella preoccupato per le liti, chiede garanzie in vista della manovra. Il richiamo degli industriali all'esecutivo, l'allarme di boccia, un paese senza slanci, e poi domani le dimissioni, la congiura dei conservatori che porta la May al capolinea per quanto riguarda la Brexit, i suoi riflessi nella politica della Gran Bretagna. Poi
Napoli, il virus spia che conosce i segreti di Mille intercettati, e per quanto riguarda il calcio, il Chelsea e le sirene Juve, tutti i tormenti di Mister Sarri, lo sfogo, devo capire se sono contenti di me, chiaramente dopo la finale di Europa League a Baku. Lasciamo il mattino e, visto che l'abbiamo introdotto, parliamo dell'argomento sport. Andando sui quotidiani sportivi nazionali, la Gazzetta dello Sport: si scatena il mercato, Juve-Inter via, Marquinhos e Lukaku sono nel mirino, ok? Del brasiliano ai bianconeri, allenatore, blitz di Paratici a Londra, Sarri in pole, occhio a Pochettino, il caso, il fantasma di Guardiola. Per quanto riguarda poi appunto il mercato, scambio possibile, il centravanti belga in nerazzurro e Perisic allo United, più 30 milioni. Andiamo a vedere poi le altre notizie, sempre calcio, i piani del possibile DS, Milan da Bamba a Sumaré, ecco la svolta targata Lilla, Campos potrebbe portare giovani talenti da valorizzare nel tempo. E poi a cena con Zeman, il calcio italiano deve avere più coraggio, queste le parole dell'ex allenatore del Pescara. Poi a Novi Ligure, bis di Iwan, Roglic, Nibali, si fa sul serio, Viviane Assecco lascia il Giro, oggi Cuneo Pinerolo, poi le grandi salite, lo squalo all'attacco. Il reportage: Monte Charles a spasso nel Principato di Leclerc, Vettel ricorda Lauda, Mercedes in pista con la scritta Danke Niki, grazie Niki in tedesco, per ricordare appunto Niki Lauda. Questo per quanto riguarda la Formula 1. Nel taglio basso, Iker e Sara belli e senza pace dopo l'infarto di Casillas, l'annuncio della moglie: ho un tumore. Dal bacio alla Carbonero del portiere in TV alla malattia, la storia di questa coppia tormentata, diciamo. L'argentino della Lazio: Correa, un sogno, la prima coppa, mi ha chiamato anche Veron, l'annuncio Granata, rinnovo, no grazie, Moretti chiude qui, nel Toro del futuro farà il dirigente. Andiamo rapidamente a vedere il Corriere dello Sport: avverte il Chelsea, apre alla Juve, Sarri, Brexit, questo per quanto riguarda i rumors su Sarri e un suo possibile approdo alla Juve, Maldini scarica Gattuso, altri allenatori in bilico, e poi Sinisa, tutta la verità, salvare i Bologna era un'impresa quasi impossibile, ma aveva un debito, ha detto Mihajlovic, da 10 anni con i tifosi. Per quanto riguarda i motori, devono rifare la Ferrari che ha grossi problemi di competitività. Andiamo su Tutto Sport, il titolo principale: svolta Juve, si delinea lo scenario del dopo Allegri, Inzaghi, obiettivo del Milan per sostituire Gattuso, e l'opzione B, in pole c'è Sarri, atteso dalla finale di Europa League e dal gelo con il Chelsea. Nel taglio alto, il Torino: Gallo, dai la fascia a Moretti, commovente avvio del difensore che resterà nel club da dirigente. Ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore, e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero: strada dei parchi, tunnel in stato di grave degrado. Questo per il caso Gran Sasso. La relazione della DIR Amadori presentata al Senato nel 2016, la società Nessun Pericolo, in atto una campagna denigratoria. Nel documento si sottolinea anche il rischio collegato ad eventuali terremoti. E poi, per quanto riguarda i detenuti, sciopero della fame per eleggere il garante, quello che sta portando avanti Alessio Di Carlo dei Radicali. Poi spot, annunci e cartelloni pubblicitari, Febbo, così rilanceremo il turismo. È stata presentata la campagna di comunicazione sul turismo della regione, che andiamo a vedere anche su altri quotidiani. Sulla città,
il titolo, parte la campagna hashtag Abruzzo Summer 2019, da TV a radio a metropolitane ed aerei, Febbo, la regione cambia marcia con 900.000 euro a disposizione. Per questa campagna ha raddoppiato il budget della promozione turistica con una campagna sprint per intercettare i flussi turistici dell'estate. Più Europa, sciopero della fame per il garante dei detenuti anche in Abruzzo, abbiamo visto questa notizia in precedenza. Andiamo sul centro, verso l'estate la promozione, turismo 900.000 euro dalla regione, i fondi investiti per far conoscere l'Abruzzo anche fuori dall'Italia, Febbo, così ci liberiamo di una immagine negativa. Nel frattempo l'aeroporto d'Abruzzo comunica i suoi dati, aumentano i passeggeri, 196.000 da inizio dell'anno. Prima di andare ad ascoltare Febbo, andiamo a vedere anche quest'altra notizia. Nasce anche il nuovo marchio di ristorante tipico abruzzese. Ecco come ottenere il riconoscimento. Tutte le notizie chiaramente sul giornale all'interno dell'articolo, ma noi andiamo ad ascoltare le parole dell'assessore al turismo Mauro Febbo, che ieri appunto ha presentato questa campagna di comunicazione sul turismo. Abbiamo necessità di sviluppare un turismo intelligente, un turismo che coinvolge peraltro anche altri settori, quello della cultura, quello sicuramente quello dell'agri-food, quello della ristorazione, quello del sistema alberghiero. Lo facciamo col massimo impegno e il massimo sforzo. È una campagna che parte in tempi, diciamo, ultimi, perché bisognava partire qualche tempo prima, non era possibile farlo prima perché le risorse che erano state messe in bilancio erano totalmente insufficienti. Ho dovuto aspettare il famoso comitato di sorveglianza, perché questa campagna non la facciamo con i soldi degli abruzzesi, non la facciamo con i soldi del bilancio regionale, ma la facciamo sfruttando intelligentemente, credo, i finanziamenti europei che ci vengono messi a disposizione, un budget importante. Coinvolgiamo i media nazionali, quindi saremo su tutte e tre le reti Rai, su tutte e tre le reti Mediaset, con una presenza importante sulle radio, saremo presenti nelle stazioni ferroviarie, saremo presenti nelle stazioni di rifornimento delle autostrade, anche questa volta del sud, cosa che non è mai accaduto, saremo presenti su internet con una campagna importante. Insomma, uno sforzo per far conoscere nella interezza il nostro Abruzzo, che ha bellezze naturalistiche, ambientali, architettoniche, storiche, culturali, che devono essere messe a rete, magari insieme ad un settore come quello della gastronomia, che sicuramente ci fa fare bella figura. Sul centro continuiamo nelle pagine di primo piano. La riforma, giugno importi più bassi, tagliate le pensioni a 40.000 abruzzesi, il prossimo assegno sarà penalizzato dal conguaglio alla riduzione introdotta ad aprile dal governo per il triennio 2019-2021. Aggiornamento dell'INPS intanto su quota 100, in regione le domande salgono a 3.800. Poi manifestazione a Pescara, centri per l'impiego, oggi scioperano i dipendenti dell'ANPAL. Ancora per quanto riguarda l'energia pulita, da 50 a 250.000 euro di aiuti, fondi per i comuni d'Abruzzo, l'assessore Campitelli scrive ai sindaci, fate presto con la redazione dei progetti. Sulla pagina Abruzzo, sempre sul centro, il TAR di Pescara ha deciso, respinto il primo ricorso sui trabocchi. L'aumento di superficie, tra parentesi ingiustificato, è un abuso edilizio. Il pesce palombo, simbolo di Fossa Cesia, resta senza permesso. E poi morti bianche, la fune d'acciaio che salva la vita, Pettinari dei 5 Stelle, vicepresidente del Consiglio regionale, presenta la proposta di legge contro gli incidenti sul lavoro. Andiamo nelle pagine di Pescara, Porta Nuova, carenze igienico-sanitarie, chiuso il mercato, i negozianti così ci mandano in rovina. Via dei Bastioni, ieri ultimo giorno di lavoro, smantellati scaffali e box, 30 famiglie in difficoltà. La soluzione del comune, banchi sistemati in strada, tutti i locali saranno sanificati, derattizzati e verniciati, interventi su intonaci e solai, saranno necessari 10 giorni, ma per riaprire occorrerà il via libera di ASL e NAS. Spese di 75.000 euro, rimosse anche le insegne, ma arriveranno
quelle nuove per il mercato di Via dei Bastioni. E poi i candidati tra le bancarelle che si svuotano, Baldini, Civitarese, Masci e Sclocco in Via dei Bastioni per raccogliere lo sfogo di commercianti e clienti. Passiamo all'inchiesta sui morti a Villa Serena, rinviate le autopsie, decisiva la relazione dei vigili del fuoco, una sigaretta potrebbe aver causato il rogo, la CGL denuncia, in quel reparto i pazienti fumavano anche se era vietato. Gli operatori ce lo hanno riferito e noi lo abbiamo segnalato più volte all'azienda. Andiamo a vedere l'inchiesta sul Messaggero, rogo in clinica, si indaga sul personale. I carabinieri a Villa Serena per acquisire turni di lavoro e registri dei presenti lunedì sera al momento della tragedia. I vigili del fuoco stanno valutando il tempo di intervallo tra il segnale di allarme e l'avvio delle operazioni di soccorso. Slitta a oggi l'autopsia ordinata dalle PM Rosangela Di Stefano, dall'esame dei denti si cercherà di capire se i pazienti erano sedati. Poi per quanto riguarda il mercato di Via dei Bastioni, mercato all'aperto durante i lavori di messa a norma, ambulanti al lavoro ieri per smaltire le scorte. Restiamo sul Messaggero, così completiamo la lettura delle pagine di Pescara. Esercito a Rancitelli, il sì del ministro, la visita di Elisabetta Trenta, responsabile della difesa nelle periferie a rischio, prima tappa al Ferro di Cavallo, deve arrivare da Comune Viminale la richiesta di inclusione nel progetto Strade Sicure, il grido d'allarme di Don Max, che ieri appunto ha incontrato il ministro. Andiamo a vedere questa notizia anche sul centro, verso le elezioni comunali, il ministro Trenta sia all'esercito per Rancitelli e Fontanelle, la responsabile della difesa visita insieme ai 5 Stelle i quartieri più caldi e poi incontra alcuni residenti, accolta la richiesta di Alessandrini per un presidio dei militari in città, ne parlerò con Salvini, ha detto il ministro nel corso della sua visita. E allora possiamo andare a vedere proprio la visita del ministro Trenta nel servizio. È stato Don Max, il prete coraggio che più volte ha denunciato la criminalità nel quartiere Rancitelli, a raccontare al ministro della difesa Elisabetta Trenta quello che accade dentro e fuori il Ferro di Cavallo di Via Tavo. Spaccio, degrado, occupazioni delle case ater generano, ha detto il prete, una situazione di insicurezza che blocca ogni possibilità di sviluppo. Purtroppo quando si chiude una scuola si condanna a morte un territorio, perché chiaramente le famiglie giovani qui non vengono ad abitare. Quindi io ho dato dei consigli per rendere abitabile questo territorio, per renderlo appetibile. Il ministro è arrivato a Pescara per raccogliere la proposta lanciata dal candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini di applicare anche a Pescara il protocollo Strade Sicure con l'invio di militari a presidio delle zone difficili della città. Ha spiegato che si farà portavoce nel governo con il ministro dell'Interno Matteo Salvini delle istanze raccolte a Pescara, ribadendo che serve un'azione sinergica delle istituzioni sul fronte della sicurezza e su quello della riqualificazione delle periferie. L'operazione Strade Sicure non è un'operazione che dipende direttamente dal Ministero della Difesa, perché dipende dal Ministero dell'Interno, però ne fanno parte i militari, quindi è una cosa che potrebbe essere attivata anche qui su richiesta del prefetto e su richiesta della popolazione, che dica al prefetto: guardate che qui è della politica, è necessario, dobbiamo fare delle scelte, abbiamo bisogno del vostro aiuto, c'è una situazione d'emergenza, chiediamo che. Il ministro Trenta è stato accompagnato anche all'interno del Ferro di Cavallo, circondato da un ampio cordone di sicurezza. Dal balcone un'inquilina gli ha rivolto un appello affinché le promesse in campagna elettorale non restino tali. E non è stato mai fatto nulla, solo a tappare buchi e tutto. Qui comunque parliamo di topi, scarafaggi. Cioè, la situazione delle fognature è in degrado. Poi c'è stata la visita al civico 183, fra i più problematici. Infine l'incontro con un ragazzo del quartiere che ha affidato al componente del governo le speranze di redenzione per l'intera Rancitelli. Il ministro Trenta nel pomeriggio pescarese ha visitato anche via Caduti per Servizio nel quartiere Fontanelle e il parco della ex caserma di Cocco.
Andiamo avanti, proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Telefonata sparita, la versione di Verzella, il funzionario della prefettura indagato nell'inchiesta bis su Rigopiano, ascoltato per oltre un'ora dai PM Serpi e Papalia, insieme alla collega Pontrandolfo, chiesi accertamenti sulla chiamata del 18 di gennaio, poi riferì ai superiori queste le parole riportate dal giornale. Poi ancora, cimitero Sorgi a giudizio per l'appalto di Francavilla. L'alto dirigente della regione accusato di turbata libertà degli incanti insieme a imprenditori e funzionari. Torniamo sul quotidiano Il Centro, ancora cronaca giudiziaria, bimbi intossicati, le intercettazioni, mense scolastiche, abbiamo rischiato di continuare ad avvelenare la gente. Dalle carte dell'inchiesta sullo scandalo pescarese spuntano fuori le conversazioni tra alcuni degli 8 indagati, scarica barile, accusa gli inquirenti alla politica, ma anche una missione, abbiamo sbagliato tutti. E poi i ragazzi del Mantone a lezione dagli 007, incontro all'Istituto Tecnico sulla Sicurezza Nazionale con i rappresentanti dei servizi segreti. Andiamo avanti, Naiadi, raid dei ladri, ma l'impianto è pronto a ripartire, forzate le porte e rotti i vetri durante il periodo di chiusura, tra pochi giorni la consegna delle chiavi ai nuovi gestori. I cantieri a Pescara, ospedale, lavori sul rondò, fibra ottica in Viale Muzzi e poi l'omaggio del MIBE al preside Misticoni. Andiamo avanti nelle pagine di Montesilvano, colpo grosso al Porto Allegro, comando svuota Stroilo e Oro in 3 minuti, in 4 armati di ariete e piede di porco forzano ingresso e saracinesca, portati via oltre 100.000 euro di preziosi. A Spoltore, dolore per Trulli, dipendente Fater, morto a 43 anni, oggi alle 15 funerali a San Panfilo. Ancora articolo 1, sosterrà Enzo Fidanza, accordo con il PD dopo l'esclusione dei 4 candidati di sinistra della lista. E poi ancora avanti con lo scandalo del cimitero a Francavilla, 7 rinvii a giudizio per l'appalto pilotato, corruzione e associazione per delinquere, processo a settembre, tra gli imputati il dirigente Sorgi. Nella pagina della Val Pescara, al voto 9 paesi per 18 aspiranti sindaci, diversi ex tra gli sfidanti, i comuni sono Caramanico, Saglia, Bateggio, Bolognano, Letto, Manopello, Rosciano, Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria e Corvara. La storica congregazione Popoli festeggia i 150 anni delle suore delle poverelle. Poi nel taglio basso la biblioteca riaperta dopo 2 anni, a Penne cerimonia per il taglio del nastro, Febo è un'eccellenza culturale. Dunque questa è la manifestazione di ieri a Penne. Proseguiamo con le pagine di Chieti, sempre sul Centro, scatta l'inchiesta per omicidio colposo, morte in ospedale, indagati 22 medici, una 65enne deceduta dopo un malore durante la dialisi e 34 giorni di ricoveri, nominati 2 periti per risolvere il giallo. Incidente sul lavoro, morì dopo un volo di 15 metri con danne ridotte in appello per l'incidente avvenuto a Francavilla nella zona nord nei pressi di Piazza Sant'Alfonso. Poi preso con 500.000 di coca, processo, giudizio immediato per il 26enne che nascondeva oltre 3 kg di droga, l'ho trasportata per soldi, si sarebbe giustificato così. Poi provincia, la riorganizzazione, Pupillo affida le deleghe, incarichi a 6 fedelissimi, vicepresidenza Scopino, sindaco di Montelapiano, rappresento i piccoli paesi, nominati 2 staff per gestire gli appalti di strade e scuole, ma è polemica su queste nomine. Poi tartufi sequestrati, in 2 finiscono nei guai, controlli a tappeto delle guardie ecologiche volontarie. E poi nel taglio basso a Vasto, nuovo personale nel tribunale a rischio, il ministero amministrativi a giugno, ma il sindaco annuncia un'altra iniziativa antisoppressione. Prima di passare alla pagina di Teramo andiamo a vedere quelle di Chieti sul Messaggero. Entra per la dialisi ma muore in rianimazione, sono 22 gli indagati per questa inchiesta, affidata una superperizia per stabilire le cause del decesso e le eventuali responsabilità, inchiesta partita da un esposto del figlio, esame sui documenti ma niente autopsia. Di spalla, parcheggio a pagamento di Saggi a Piazza Garibaldi, alcuni cittadini ieri mattina hanno lamentato code per
la mancanza del resto. Nel taglio basso un tour alla scoperta dei capolavori, evento dei giovani del FAI, e poi ancora arriva la casetta per scambiare libri, verrà inaugurata oggi alle 15 a San Giovanni Teatino. Nella pagina successiva, quella della provincia, schianto mortale, città sotto shock, tra due giorni è atteso il ritorno del corpo di Anna Iocco, deceduta nel drammatico maxi tamponamento a Bologna, ancora in prognosi riservata la sorella Adriana e il cognato Giulio Bomba, presidente Ared Trapiantati, che sono entrambi feriti gravemente. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le pagine di Teramo. In apertura la cronaca giudiziaria, agguato di Silvi, condanna a 13 anni, il 39enne Doriano Mancinelli accusato di avere sparato al direttore della motorizzazione civile di Chieti, è arrivata dunque questa sentenza per un agguato che rimane senza movente. Ucciso dalla rotopressa, tutti assolti, incidente sul lavoro a Campli, niente colpevoli per la morte di un 38enne di Bellante. E poi all'università, scienze della comunicazione, ha un nuovo preside, Christian Corsi, vince su Giannini, 24 voti a 15. Andiamo avanti, più della metà degli abruzzesi può avere problemi alla tiroide, il primario raggiunti, si stima che in regione in 600.000 abbiano noduli, ma solo il 5% è maligno. Settimana della prevenzione, il reparto di endocrinologia di Atri farà visite gratuite a Sulmona. Poi avvocato e mamma, muore a 46 anni Giulianova, oggi funerali di Silvia D'Accò, che era anche vice procuratore al Tribunale di Pescara. Ci spostiamo adesso nel taglio basso, Valle Castellana, no a passaggio ad Ascoli, vogliamo restare teramani, e poi l'Arma intitola a Melania Rea la sala delle denunce di Ascoli. Nella pagina successiva, chiusa l'inchiesta sulla discarica, il PM conferma tutte le accuse per quanto riguarda la discarica di Atri, contestate violazioni ambientali a 10 indagati del consorzio Piombafino e di Atri Ambiente. Nel frattempo il sito di Contrada Santa Lucia è stato dissequestrato dal Tribunale del Riesame. Nel taglio alto, Pineto, proteste a Contrada Capitolo, parco mai creato, i residenti disposti a farselo da soli. E nel taglio basso, le grotte di Atri riaprono i percorsi sotterranei, da sabato le visite nei cunicoli chiusi dopo la nevicata del 2017. Andiamo nelle pagine di Teramo sul Messaggero, risparmi, la ASL vara il piano meno vigilanza e accoglienza per quanto riguarda l'apertura di pagina, il manager Fagnano, ci concentreremo sulle spese sanitarie e sul taglio delle liste, tra gli obiettivi centri specialistici per l'autismo e i malati di Alzheimer. Di spalla, Deor, nuove regole, uniformità degli arredi per quanto riguarda Teramo, e poi nel taglio basso, attentato a presunti Mancinelli, condannato a 13 anni per quanto accaduto a Silvi. Nella pagina successiva, movida stretta su feste e musica. A Giulianova, ordinanza che mette il silenziatore agli eventi organizzati sul lungomare, l'ira dei titolari degli stabilimenti balneari. Nel taglio basso, botte tra rifugiati, paura in centro, ferito un 17enne ragazzo del Mali, finisce in ospedale, i carabinieri indagano nell'ambiente dello spaccio. Andiamo a vedere la città per le altre notizie dal Teramano, torniamo all'acqua del Gran Sasso, i laboratori allontanano le sostanze pericolose, la conferma delle interviste rilasciate sulle riviste scientifiche Science and Nature e diffusa ieri dagli ambientalisti. Secondo i documenti la decisione deriva dalle nuove norme che restringono le quantità infiammabili e per le preoccupazioni di carattere ambientale delle prefetture per l'acqua. Strada dei Parchi, allarme infondato sulla tenuta statica delle gallerie, allarme che nasce però da una dichiarazione del 2016 al Senato da parte di Ramadori AD di Strada dei Parchi. Nel taglio basso, una soluzione definitiva ai problemi del traforo, per Stefania Pezzopane la decisione tampone deve essere superata da subito. Voltiamo pagina. Rientrato lo scivolone sui Deor a Teramo, il giorno dopo gli screzi, maggioranza compatta sui ritardi degli ex Cozzi e Corona.
Andiamo avanti, nuovo corsi, gioco di parole, nuovo corsi a Scienze della Comunicazione. Il professore eletto preside della facoltà succede a Stefano Traini. Andiamo avanti, Conad, un'opportunità per gli ex Ipersimpli, l'avvertenza per 19 ex dipendenti intanto è bloccata al tavolo regionale, in autunno scadono gli ammortizzatori sociali. L'appello, sfollati degli alberghi, mobilitatevi, USB e Sportello Sociale stanno preparando la manifestazione in Piazza Martiri il 1° di giugno. Andiamo ancora avanti, porte scorrevoli alla presidenza della TEAM, il sindaco valuta una trentina di curricula, Bozzelli prepara il ricorso contro la cacciata, la soluzione lunedì. E poi ritorno al passato, ecoisole per i rifiuti dei commercianti anche in centro storico, dopo i guai nelle frazioni, ennesima certificazione del fallimento del sistema porta a porta. Per quanto riguarda l'economia, ecco perché i pensionati fuggono all'estero, Portogallo, Tunisia e Ungheria sono le mete più gettonate, chiaramente per i vantaggi fiscali. Ponte sul Vomano di Gian Vittorio chiama in causa due sindaci, il consigliere regionale invita Di Marco e Del Papa ad un incontro pubblico sul ritardo dei lavori. Lasciamo la città e torniamo sul quotidiano Il Centro, le pagine dell'Aquila, indaga la finanza, indebita percezione di fondi, sequestrati 5 milioni all'Accor Phoenix, il PM soldi ottenuti esibendo false credenziali sulle capacità di smaltire i rifiuti elettrici, indagati Baldarelli, Shankar e Pezzone. La cronaca, coltellate alla Movida, giovane a giudizio, il PM contesta il tentato omicidio ai danni di un altro ragazzo al termine di una discussione animata e poi minorenne litiga e vola nel dirupo col furgone, notizia che arriva da Carsoli per un 17enne che ha preso il mezzo del padre. Poi Casa Pound a Palazzo Fibbioni, la protesta, striscioni e cori, alta tensione in centro, presidio antifascista a pochi passi dalla sede comunale concessa all'editore Altaforte, scontro sfiorato con l'estrema destra. E poi bimba ferita, denuncia al comune, a Sulmona la piccola 8 anni, batte la testa contro la porta del campetto incustodito. Andiamo a vedere adesso le pagine dell'Aquila sul Messaggero. Accord, sequestro da 5 milioni nel mirino, assunzioni e fondi. Il GIP, la politica locale sapeva ma ha preferito voltare le spalle. Logiche clientelari e indebita percezione di fondi pubblici. Blitz della finanza nella sede dell'azienda. E poi andiamo a vedere le altre notizie. Moldavo accoltellato, due aquilani a processo per l'aggressione. Casa da A a E, assolto Di Gregorio. In appello ribaltata la condanna di primo grado per il dirigente, la madre, il progettista. Pagina successiva, Vacca, la soprintendenza resterà, sarà stabile. L'annuncio del sottosegretario Mibac a Officina L'Aquila, confermata la struttura creata ad hoc per il sisma e il cratere, smentito anche l'accorpamento della sede del segretariato, l'esponente del governo, nessuno scippo, Biondi lo ringrazia. Nella città di Chieti invece ci sono delle polemiche. Duomo e municipio, due simboli vicini alla rinascita per quanto riguarda ancora il capoluogo di regione. Progetto case, allarme, auto danneggiate, amara sorpresa per i residenti, accese di Preturo. Continuiamo, pagina successiva, quella della provincia, litiga col padre, si schianta col furgone, la notizia di Cassoli, volo dal viadotto della 24, finisce nel piazzale di un'azienda, è ricoverato all'Aquila, il ragazzo ha entrambe le gambe spezzate, estratto dalle lamiere dopo un lungo lavoro dei vigili del fuoco. Ma adesso ci spostiamo sullo sport e chiaramente andiamo a vedere quanto accaduto nella partita di ieri sera del Pescara. Pescara un pari d'oro e l'apertura dell'Abruzzo Sport sul Messaggero. I biancazzurri con lo 0-0 a Verona compiono un bel passo verso la finale contro il Benevento. Primo tempo scoppiettante con il palo di Mancuso e le parate decisive di Fiorillo. Soddisfatti i 600 tifosi. Memusciai carica, ora più cattivi. Crecco, vogliamo lo stadio pieno per spingere il Delfino verso la finale. Mister Pillon, bene, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Prima di andare a vedere il servizio e le impressioni nel dopogara, andiamo a vedere adesso la doppia pagina che il Centro dedica proprio alla sfida di ieri sera, il pareggio di Verona, fiducia e speranza, Pescara a testa alta, annullato l'effetto Bentegodi, domenica sera basterà non perdere per eliminare l'Hellas, accedere alla finale e continuare a inseguire la Serie A. Nella finale d'andata, primo tempo ricco di emozioni e di occasioni da rete, Fiorillo migliore in campo tra i biancazzurri. L'allenatore commenta, solo il primo tempo, domenica sarà una gara
durissima, e per quanto riguarda appunto domenica, staccati 6.500 biglietti in prevendita all'Adriatico, attesi oltre 11.000 spettatori. E noi adesso andiamo a vedere il servizio della partita e poi le impressioni dopo gara di mister Pillon. Tutto rimandato alla gara di ritorno per decidere la seconda finalista dei playoff per la promozione in Serie A fra Verona e Pescara. Il match del Bentegodi è terminato senza reti, ma al termine di una contesa che ha regalato tante emozioni, con due squadre che non si sono certo risparmiate e che hanno onorato il calcio. Ora testa alla partita di domenica con lo stadio Adriatico, che dovrà spingere la squadra alla finalissima. Pillon può disporre dell'organico praticamente completo e conferma Scognamiglio e Bettella centrali di difesa, e sceglie sulle corsie laterali Balzano e Pinto, tutto secondo Copione a centrocampo ed in attacco con 10 undicesimi della squadra vittoriosa con la Salernitana. Gialloblu senza gli ex Crescenzi e Ragusa, mancano l'appello anche di Gaudio e Zaccagni, Bianchetti non al meglio in panchina. Poco più di 12.000 gli spettatori sugli spalti, fra cui 500 tifosi pescaresi. Avvio sprint del Delfino con Mancuso, che al terzo su cross di Memusciai colpisce bene di testa, chiamando Silvestri alla deviazione in calcio d'angolo. Gara subito emozionante, visto che al settimo c'è un miracolo di Fiorillo su tiro improvviso di Di Carmine. Non c'è un attimo di sosta nel primo tempo, con le due squadre che attaccano senza soluzione di continuità, visto che al ventesimo Crecco in contropiede poi si fa respingere la conclusione dal portiere Bene. Il Pescara in palla, visto che al ventunesimo poi Mancuso in area scaligera colpisce il palo esterno con il portiere di casa immobile sulla linea di porta. Al ventisettesimo brivido invece per gli ospiti, con un pallone perso da Marras e poi il salvataggio alla disperata in area di Scognamiglio sull'accorrente di Carmine. Cresce la squadra di Aglietti, che alza il baricentro con ancora un pericolo per gli abruzzesi al trentaduesimo con il doppio salvataggio del portiere pescarese, prima su Gustafsson e poi sulla Ribi. Preme di più la squadra veneta con il primo tempo, che però si chiude sullo 0-0. Nella ripresa i biancazzurri poi nuovamente pericolosi all'ottavo, con Sottile che con un gran tiro a girare sfiora il vantaggio. La formazione di casa spinge, costretta a cercare un risultato positivo, con un rischio al ventunesimo per i biancazzurri nella loro area, con la conclusione murata dalla difesa pescarese su Di Carmine. Poco dopo in campo nel Pescara del grosso per Pinto. In campo accade meno rispetto al primo tempo, con le due formazioni più guardinghe. Nel Verona c'è Pazzini nell'ultimo spicchio di gara, che cerca di creare scompiglio nella difesa pescarese, che poi rischia al 41esimo con il miracolo di Fiorillo sul neoentrato Tupta e poi la prodigiosa chiusura di Bettella su Pazzini prima del recupero di 4 minuti concesso dal direttore di gara, con il risultato che non si sblocca e con ogni discorso rimandato così al match di ritorno. No, abbiamo fatto una buona partita, ma è finito il primo tempo. Sappiamo le difficoltà, anche il Verona questa sera ha dimostrato di essere una grande squadra. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, non abbiamo fatto nulla. Sappiamo perfettamente a cosa andiamo incontro e sappiamo che è una partita a sé, quella dei play-off, non sono partite, sono partite diverse. Diciamo che in percentuale siamo 50-50 tutte e due. Sarà una partita molto difficile, perché l'avete visto anche stasera sui ribaltamenti di fronti, su certe situazioni è stata veramente tosta. Però la squadra sta in condizione, ha giocato secondo me una buona partita e adesso concentriamoci sulla prossima, che è quella determinante. Ci sarà lo stadio Adriatico pieno, Pillon, per la gara che si giocherà tra 4 giorni, il 12° uomo che in campo sarà l'Adriatico? Mi auguro di sì, io so che i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e oggi sarò sicuro che domenica più che mai ci saranno al nostro fianco, noi ce la metteremo tutta. Faccio l'ultima domanda, faccio Pillon, dal punto di vista tecnico la partita molto ben interpretata, avete sofferto un po' Matos su Pinto, probabilmente l'ammonizione è arrivata un po' troppo presto, per il resto ho visto una squadra ben messa in campo, dicevo con il presidente, una delle migliori prove stagionali. La domanda è: da dove è tornato, cioè come è tornato così bene il Pescara nelle ultime 3 settimane rispetto agli ultimi 2 mesi? Ma perché abbiamo recuperato giocatori importanti che prima purtroppo tra anche Brugo ma ha avuto diversi infortuni, per recuperare la condizione ha dovuto aspettare. Lo stesso Memusciai ha avuto dei problemi, Mancuso ha avuto dei problemi che non si allenavano perché avevano dei problemi fisici. Quando tu risenti di questi 3 giocatori importanti è chiaro che diventa difficile anche mantenere una condizione. Oggi stiamo bene fisicamente e anche mentalmente, però pensiamo alla prossima, che è quella più difficile.
Adesso andiamo in Serie C, il nuovo corso biancorosso Teramo, Maurizio e Federico sotto esame, scrive il centro. L'ingresso in società dell'Avvocato Palma può stravolgere i quadri tecnici, da valutare la posizione dell'allenatore e del DS sul Teramo, anche la città. La vera novità sarà la condivisione, per la prima volta a Campitelia l'accordo per cedere metà della società, mai era stato così in passato, accordi ancora però da ratificare nei prossimi giorni, dunque ci dovrebbero essere le firme, poi ci sarà una dirigenza rinnovata che dovrà decidere sulla strada della continuità oppure quella del profondo rinnovamento. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Per quanto riguarda i dilettanti, Francavilla, Candeloro verso l'addio, il Patroni intenzionato a lasciare il club giallorosso, contatti con Chieti e Vastese, fermento in società anche a Notaresco e Giulianova, in promozione il Borgo Santa Maria annuncia il ritiro, Antignani è il nuovo allenatore del River 65. Per quanto riguarda sempre la Serie D, c'è la Vastese sul Messaggero, Bolami stop errori, il Patroni della Vastese resta in sella e sta già programmando la prossima stagione, ero intenzionato a lasciare, poi ho cambiato idea, amo troppo questa città, merita il massimo. Ancora sul centro, nella pagina successiva, il calcio a 5 donne con la semifinale scudetto, il Montesilvano a testa alta pari col kick-off finale vicina. Per il basket, il Play Moretti premiato con la rosa d'argento per quanto riguarda Roseto, e poi la Bosica fa festa con Cirilli e Varani per quanto riguarda il pattinaggio. Ancora nel taglio basso, da Mario bronzo all'elite di pugilato, Armonia bronzo per Quaiani agli europei di ginnastica ritmica. Completiamo anche il Messaggero col basket di Bia, l'attesa del Pescara, Raiola ci crediamo, domenica affronta in gara 1 fuori casa il Forte Salerno per approdare alla Final Four di Montecatini sulla città. Andiamo a vedere anche il basket e completiamo la nostra rassegna. Fabi, stagione difficile ma siamo felici, a partire dal girone di ritorno è cambiata l'ossatura della squadra e abbiamo battuto avversari di livello. Per quanto riguarda invece la ginnastica, Mucci, splendida prestazione ai campionati italiani di Padova, e ancora la palla spicchi, Baia del Re Panthers, che esperienza in Coppa Under 20. Abbiamo concluso così la nostra rassegna stampa, Mattino 6 torna domani alle ore 8, la nostra informazione oggi alle 14, alle 19, alle 23 con il TG6 e chiaramente come ogni giovedì c'è l'appuntamento delle 21 con Velo, la trasmissione dedicata al ciclismo. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.